si è svolta nella zona monumentale del cimitero dell'Aquila la commemorazione del padre del movimento gay, Heinrich Ulrichs. Queste persone vivono delle ferite sociali gravissime che non sono state del tutto sanate da questa proposta di legge. In realtà la diversità è una ricchezza e non dobbiamo mai far sentire qualcuno inadeguato. L'associazione Consoli ha scelto la data del suo compleanno, il 28 agosto, per ricordare un uomo che con molto coraggio fece il primo coming outing della storia, ben 149 anni fa. Facciamo parte di una grande famiglia umana che non è composta solo ovviamente di gay e che è fondata sulla solidarietà e sul rispetto reciproco, perché i gay chiedono rispetto, rispetto della loro diversità, ma anche della loro uguaglianza nei diritti rispetto a tutti gli altri. Ulrichs è stato una persona che per la prima volta nella storia moderna ha preteso rispetto in quanto, lui non diceva omosessuale, lui diceva uraniano. Ha avuto un coraggio veramente eroico davanti a tutta quanta la magistratura tedesca di dichiarare la sua omosessualità. L'ha pagato con l'esilio. Abbiamo anche deciso di raccogliere dei soldi per il comune di Amatrice, abbiamo scelto il comune di Amatrice, si poteva scegliere qualsiasi cosa, sono quattro soldi quelli che possiamo raccogliere, siamo poche persone. Invitiamo comunque la comunità LGBT italiana a collaborare con questa raccolta di fondi. È facilissimo, basta che dichiariate semplicemente che lasciate quei fondi e che siete gay. È un modo di far vedere che la comunità è d'accordo nel non lasciare sole le popolazioni. Tutto qui. Il progetto Ora, fare orientamento in Abruzzo è la nuova iniziativa dell'associazione RoW, Residents of Abruzzo in the World. Si tratta di un campus di orientamento universitario che si svolgerà a Roccaraso dal 1 al 3 settembre, indirizzato a studenti particolarmente meritevoli, selezionati nelle scuole superiori della regione Abruzzo, al fine di sostenerne i meriti scolastici e di supportare gli studenti nella scelta dei futuri studi universitari attraverso la presentazione di esperienze professionali di spicco. Il progetto, che si avvale dell'alto patrocinio della regione Abruzzo e del comune di Roccaraso, è interamente organizzato e finanziato dal RoW e dai suoi soci, e la partecipazione per gli studenti è totalmente gratuita. Durante il campus di 3 giorni, gli studenti selezionati approfondiranno temi di attualità che spaziano dall'economia alla giurisprudenza, dalla medicina al management. Lo chef stellato William Zonfa, del Magione Papale dell'Aquila, interverrà venerdì 2 settembre dalle ore 11 alle 12 con il tema Management della cucina. Per lo più di natura informale e volto al dialogo, il contributo dello chef sarà teso ad offrire agli studenti il proprio vissuto professionale, il modo più diretto per i ragazzi in età da formazione di visualizzare eventuali scelte di vita attraverso esperienze, errori, competenze sviluppate da professionisti più grandi e di complessa maturità professionale. A tal proposito, Zonfa porterà 2 video ricette con le quali racconterà la sua filosofia culinaria, ancorata al grande passato della tradizione e tesa al futuro dell'innovazione, equilibrio difficilissimo da ottenere e raggiungibile solo attraverso profondo studio e attenta ricerca. Conclude lo chef affermando di partecipare con gran piacere a queste iniziative, le quali, anche se brevi, costituiscono dei trampolini di lancio utili a far comprendere e intraprendere delle scelte lavorative in maniera concreta ai ragazzi in età da formazione. Se ti tagliassero a pezzetti. Gianluca Sivitelli amava i bambini e dell'aiuto a quelli con qualche problema aveva fatto la sua professione, che però andava oltre il lavoro. Era una ragione di vita per lui. Quella vita spezzata 3 anni fa, quando un incidente stradale ha portato via un futuro con tanti sogni e ancora tutto da scrivere. Per ricordarlo, i suoi amici, con la moglie Anna Marta e la piccola Sara, da 3 anni a questa parte danno vita al torneo Un gol per Gianluca, un torneo che in questa edizione vedrà partecipare 16 squadre maschili, 2 femminili e 4 di touch rugby. Una manifestazione sportiva che sabato 10 settembre andrà avanti per tutto il giorno, con eventi anche la sera, al centro sportivo Area Sport di Monticchio, all'Aquila. Lì c'è anche un campo da gioco intitolato alla memoria di Gianluca, perché Gianluca, come tanti ragazzi della sua età, amava ritrovarsi con gli amici per il calcetto.
Un gol per Gianluca sarà una festa nel suo nome, ma come lui avrebbe voluto, ci sarà spazio anche alla solidarietà. Gianluca era un terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva. Si occupava di bambini, viveva per loro. E così l'associazione, che prende il nome dall'evento sportivo, ha scelto di destinare il ricavato ai bimbi rimasti orfani nel terremoto. L'amore sì, quello che caratterizzava Gianluca, che va anche oltre la morte. Sulle pietre del giorno, io suonatore di chitarra, io suonatore di mandolino.